Appuntamento sabato 3 febbraio con il chitarrista Vince Pastano, direttore artistico di Vasco Rossi. Ad annunciare questa grande iniziativa è il presidente della Proloco, Tommaso Villani. Un mese fa è partita una partnership con l'associazione Fly Music di Borgaro. Si è ritenuto positivo appoggiare il concerto di sabato 3 febbraio. L'evento riceve anche il contributo del Comune di Torino. L'iniziativa si terrà in via 1 maggio 24, dove si trovano i locali di registrazione di Fly Music. Spiega il presidente Riccardo Diana. Da un anno lavoriamo per portare Vince Pastano a Borgaro. Negli anni ha affiancato artisti del livello di Luca Carboni e Franco Battiato. Ha collaborato occasionalmente con varie band. La svolta è avvenuta quando ha conosciuto Guido Elmi, compianto direttore artistico di Vasco. Dal 2014 Vince collabora a stretto contatto con Vasco Rossi come chitarrista. Ha partecipato al Modena Park. Lo scorso 8 gennaio ha preso il posto di Olmi. L'esibizione si terrà alle 21.30 di sabato 3 febbraio. Pastano sarà spalleggiato dai musicisti Antonello D'Urso e Fabrizio Luca. Conclude Diana, si vuole offrire un tributo musicale al cinema di Quentin Tarantino. Il concerto si chiama Pulp Dogs, in omaggio ai titoli più famosi del regista. Si propongono canzoni rock blues anni 50 e 60.